sono Giulia e oggi intervisteremo Enrico Falck. Parleremo del goal numero 7 per l'energia pulita e accessibile, secondo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Cosa si intende per energia pulita e accessibile? Lo chiediamo a Enrico Falck, presidente della Falck Renewables. Ok, tocca a me quindi. Allora, due sono i concetti. Il primo è della pulizia dell'energia. Un'energia pulita è un'energia che non utilizza materie prime in un processo di combustione. Tipicamente queste materie prime sono fonti fossili, quindi gas, carbone piuttosto che petrolio, che entrano in un processo di combustione, creano calore e poi dal calore, per un processo chimico-fisico, si ottiene energia elettrica. Cosa succede? Che nel processo di combustione, cioè nella creazione del calore, vengono sprigionate delle emissioni. Queste emissioni possono avere una nocività più o meno forte sia dal punto di vista locale, perché ci respiriamo alcuni sottoprodotti di questo processo di combustione, sia a livello globale, perché questi stessi sottoprodotti alterano certi meccanismi climatici e quindi un forte inquinamento di un'area come quella cinese poi può avere ripercussioni su tutto il mondo. Quindi cos'è energia pulita? L'energia pulita è quella che non utilizza un processo di combustione, perché il processo di combustione è già stato fatto dalla natura, quindi il sole, che ha un enorme processo di combustione continuo, già emette un calore che è utilizzabile da noi per trasformarlo in energia elettrica attraverso, per esempio, la tecnologia fotovoltaica, oppure lo stesso sole scalda i mari, crea uno squilibrio termico tra il calore, diciamo, emesso dal mare e l'aria fredda della stratosfera, e quindi a quel punto si formano i venti, e i venti sono una forma di energia che può essere catturata e utilizzata. Queste sono le due maggiori fonti energetiche, chiamiamole pulite, quella fotovoltaica e quella eolica. Poi ce ne sono altre minori, tipo la geotermia o il moto ondoso, ma sono comunque, sfruttano meccanismi simili, perché la geotermia alla fine prende il calore dal pianeta Terra, che di fatto è un corpo celeste a sua volta, al cui interno ci sono dei processi di combustione di elio e idrogeno che creano calore, quindi quel calore può essere utilizzato. Il primo punto quindi è inquadrare cosa non è pulito e quindi di conseguenza anche cosa è pulito, e poi l'altro punto è delicato, è la questione dell'accessibilità, perché è evidente che una tecnologia può essere pulita, ma se è troppo costosa diventa, soprattutto in certe aree del pianeta, non utilizzabile, mentre nelle stesse magari aree di questo pianeta ha una tecnologia che può inquinare anche molto, alla fine può essere l'unica soluzione per ottenere energia elettrica. Quindi il tema dell'accessibilità è un tema particolarmente delicato. Com'è che di solito lo si raggiunge? Uno è investendo molto nelle tecnologie, più si investe, più le tecnologie migliorano, più il costo si contiene di fatto, ed è quello che è successo, perché in questi ultimi 20 anni abbiamo molto investito nelle rinnovabili e sono diventate particolarmente competitive. E l'altro punto è invece che se questo non fosse sufficiente o comunque fosse complicato da qualche fattore, bisogna ricorrere a certi meccanismi, chiamiamoli solidaristici, un po' perché moralmente in qualche modo è nostro dovere, diciamo, sostenere chi non ce la fa da solo, e dall'altra parte perché comunque nel momento in cui noi non lo facciamo, a un certo punto, sempre per quei meccanismi per i quali nel pianeta ci sono comunque degli effetti globali per la non pulizia della fonte energetica, a quel punto, anche se è molto lontano magari il punto di combustione, diciamo sporco, rischiamo comunque di pagarne noi il prezzo. Quanta energia al mondo è oggi pulita e accessibile? Le energie rinnovabili sono diventate molto competitive, sono diventate molto più competitive delle fonti fossili, soprattutto il fotovoltaico. Hanno due complicazioni, mettiamola così. Una è un po' più facile da intuire, l'altra invece è un meccanismo un po' più difficile. La prima ha a che fare con il numero di ettari, superficie dei terreni che bisogna sfruttare, tra virgolette, comunque mettere a disposizione per installare pannelli piuttosto che pale eoliche. Teoricamente sarebbero tanti, se però poi si fa un calcolo, si vede che il pianeta Terra potrebbe tranquillamente andare al 100% di energie rinnovabili con molto meno dell'1% di territorio, diciamo, occupato. Quindi è un obiettivo alla portata, in verità, di tutti. Il secondo punto, che invece è un po' meno intuibile, è che queste tecnologie fanno molta energia nei momenti in cui possono sfruttare la materia prima, che viene però data dalla natura, cioè non dipende dal nostro volere di accendere la luce o cucinare qualcosa nel microonde o cose di questo genere. Quando c'è la luce solare vanno, se no non vanno più. Quindi producono moltissimo in certi momenti e pochissimo in altri. In quei momenti lì, se
serve l'energia elettrica, diciamo, al consumatore, quindi al cliente, costa molto meno dell'energia prodotta da fonti fossili. Se però non serve in quel momento, non ci sono ancora adeguati sistemi di stoccaggio. Si sono molto evolute le batterie anche grazie alla ben conosciuta Tesla, dove l'evoluzione delle batterie grazie a grossissimi investimenti si sono molto abbassate, ma non sono ancora competitive. Quindi in teoria noi potremmo andare al 100% di rinnovabili, poi in pratica non ci riusciamo ancora ad andare, anche perché noi abbiamo delle abitudini per le quali quando l'energia serve noi pretendiamo che questa ci sia. Quindi è difficile cambiare le abitudini, soprattutto del mondo industrializzato. Bisognerà che migliorino questi sistemi di stoccaggio. A quel punto l'accessibilità sarà completa e la si potrà utilizzare, secondo me, nell'arco di 5-10 anni. Probabilmente il pianeta, con un certo sforzo, potrebbe tendere al 100% di energia da fonti pulite. Cosa stiamo già facendo per raggiungere questo obiettivo? Dipende dalle parti del mondo. Tutto è nato a Kyoto nel 1999, dove è stato creato un accordo per ridurre in maniera molto importante le emissioni di CO2, se non mi ricordo male, nell'arco di 30 anni. È stato fatto tanto, soprattutto l'Europa ha investito tantissimo proprio nelle rinnovabili, ma anche altre parti del mondo lo hanno fatto. Forse comunque gli europei sono stati quelli che si sono impegnati di più. In Italia noi, ad esempio, produciamo il 40% e consumiamo il 40% di energia da fonte pulita. Quindi quando voi accendete una lampadina, metà di quell'energia che utilizzate è di fatto da fonte pulita. Cioè sono stati fatti investimenti piuttosto importanti negli ultimi 10 anni. Adesso bisogna fare lo sforzo in più, perché siamo arrivati a quel limite che crea il problema di cui parlavo prima. Cioè fino al 40% di produzione nazionale il sistema non risente più di tanto della questione dello stoccaggio. Oltre quel limite lì invece diventa un tema importante. E da che mondo è mondo, invece che farsi spaventare, come dire, dai rischi, bisogna coglierne le opportunità. L'Europa, devo dire che soprattutto in Germania, hanno affrontato il tema decidendo di creare un piano di investimenti da circa 9 miliardi di euro, che sono tanti per questo tipo di tecnologie, su meccanismi di stoccaggio dell'energia, prevalentemente a idrogeno. Quindi noi dovremmo, in questa seconda fase di maturazione, di evoluzione delle rinnovabili, anche noi investire in maniera che si integrino meglio nei sistemi elettrici normali. È realisticamente possibile produrre e usare solo energia pulita? Sì, l'Italia utilizza 340 terawattora, che adesso può non significare nulla per chi non ha detto ai lavori, ma è per fare il calcolo a quanto terreno si può utilizzare, e fatte un po' di proporzioni, l'Italia dovrebbe utilizzare l'1,2% del proprio territorio, quindi veramente niente. Se noi lo mettiamo a livello planetario, dato che le nazioni ad alta intensità energetica viaggiano più o meno su queste percentuali, perché utilizzano tanta energia, ma dato che nel resto del mondo ci sono posti dove l'energia viene utilizzata pochissimo, evidentemente a livello planetario questo crolla allo 0,2%, quindi è veramente poco quello che noi in teoria dovremmo utilizzare. Se ci crediamo e riusciamo a integrare bene queste tecnologie all'interno del sistema elettrico, l'obiettivo di arrivare al 100% delle rinnovabili in fondo non è affatto così utopistico né così lontano. Del resto, nel momento in cui, per dire, qualcuno si sceglie un maglione nuovo e decide che gli piace, lo paga anche qualcosa di più, non sempre deve diventare un problema, no? Quindi anche soprattutto nazioni ricche possono decidere che per vivere meglio e soprattutto per fare del bene all'ambiente e comunque anche alla salute delle persone, possono anche tranquillamente decidere di pagare un pochettino di più l'energia elettrica, sapendo che poi ne hanno dei benefici comuni tutti quanti. Quindi secondo me l'obiettivo è assolutamente alla portata, appunto, nei prossimi, diciamo, 5-10 anni. Evidentemente un po' di transizione ci vorrà, ma non è così lontano. Quale augurio puoi fare ai ragazzi di oggi? Ma intanto oggettivamente credano nel futuro, il trucco è quello, non ci sono obiettivi in verità utopistici, non sono mai troppo effimeri questo tipo di obiettivi, bisogna crederci, bisogna lavorare affinché avvengano. Le lobby industriali non sono tanto inclini al cambiamento, quindi il cambiamento deve arrivare dagli utilizzatori, soprattutto dalle nuove generazioni. I famosi Friday for Future hanno fatto solamente del bene a tutti, tutto il comparto industriale e soprattutto finanziario, perché sa che i giovani sono i loro nuovi clienti del futuro, queste cose qui le ascolta. Quindi alzare la voce, farsi sentire e credere che poi queste attività poi portino a dei risultati manifesti e pratici è veramente molto importante. E poi dall'altra parte, evidentemente, auguro sempre a tutti che in qualche modo questo meccanismo della fiducia sia soprattutto dal punto di vista sociale, nel senso che per esempio competenze e conoscenza sono fondamentali, bisogna studiare, quindi studiare è forse uno dei perni principali per poi avere delle buone vite, chiamiamole così. Ma
il tema vero è che quando si studia ci si fida del soggetto che sta passando le informazioni e le competenze a noi. È di fatto in qualche modo un atto di fiducia, un atto di apertura. Quindi studiare e credere nel futuro, secondo me, sono in qualche modo i punti fondamentali che auguro a tutti, non solo ai giovani, dire vero. Grazie mille Enrico Falk e al prossimo video. Grazie a voi, arrivederci.